La flotta peschereccia vestita a festa, a dirla, insieme ai pescatori, decorata come si conviene per celebrare Sant'Andrea, richiamerà sul molo la gran folla di turisti e di devoti. È la festa più sentita di Pescara, legata ad una tradizione antichissima, ma ancora oggi densa di significati. Si parte il 29 con il doppio programma religioso e civile. E quest'anno la cerimonia, che è parte importante dell'identità cittadina, della cultura della pesca, di quel legame indissolubile che lega la comunità, la gente di mare alla fede, si preannuncia un po' come un ritorno alle origini grazie ai tradizionali fuochi pirotecnici. Sì, grazie a Dio siamo riusciti ad ottenere i permessi dopo tanti sacrifici, perché la burocrazia attuale non è come quella di una volta, quindi adesso bisogna lavorare giustamente in una certa maniera, perché anche loro si devono tutelare, parliamo di prefetto, questura, eccetera, eccetera. Però abbiamo fatto tutto come si deve e abbiamo ottenuto i permessi. Spero che quest'anno sia l'anno della rinascita. Insomma, i fuochi d'artificio sono molto noti a Pescara, in particolar modo per la festa di Sant'Andrea, vengono dappertutto, insomma, anche da fuori regione. E c'è attesa per la processione in mare con la statua di Sant'Andrea e per la celebrazione dei caduti con le corone che verranno affidate alle acque. Una festa che rinnova riti e tradizioni, quella dei fuochi non accolta a braccia aperte da tutti. Il rumore è per le persone sensibili e per gli animali stessi, per i bambini, non sono piacevoli. Per pochi minuti noi soffriamo un inquinamento anche rumoroso. E dobbiamo aggiungere anche e soprattutto il problema dell'inquinamento, perché noi per pochi minuti di spettacolo, sicuramente bello, però rischiamo problemi per la salute, soprattutto per le persone più sensibili, pensiamo alle donne in stato di gravidanza, pensiamo agli anziani e ai bambini, a chi ha problemi respiratori. E le polveri permangono, anche se si spera nel vento, nella brezza di mare o quella di terra, comunque non è qualcosa da considerare ancora in questi tempi in cui abbiamo un riscaldamento eccessivo globale, in cui ci sono le guerre, e quindi pensiamo anche a questo, ci sono gli incendi, abbiamo visto cosa sta accadendo ovunque. E un rispetto anche per l'ambiente, che è la nostra casa, quindi noi abbiamo bisogno di star bene in salute.